Ok, buonasera a tutti in diretta dal canale Steve Ballack e quindi saluto tutti i ragazzi che, o ragazzi, insomma anche meno ragazzi che ci seguono un po' in giro per l'Italia e siamo in collegamento con i Meet for Dogs, i grandi Meet for Dogs da Catanzaro che non vedevo da tanti anni, ma loro mi hanno sempre tenuto informato sulle loro uscite, le loro disavventure, eccetera. Li ringrazio. Stasera ho la fortuna di averli tutti in diretta, quindi vi saluto. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. E quindi... Ne manca uno. Manca uno, va bene. Non arriva comunque. Non so. Non abbiamo notizie. Ridillo, Rocco, ridillo, cosa hai detto? Non so, si è perso. Ok ragazzi, direi di partire un attimo con raccontando un po' di storia vostra in generale, così in grandi linee, ed anche se mi raccontate la discografia o quello che avete fatto, per chi non vi conoscesse, ecco. La parola di Eugenio. No, Giancarlo che lo vedo sonnolento. Okay. Il gruppo l'avete fondato voi due, appunto. Parlare. Tu ci hai visto dall'esterno, viene meglio. Va bene, sì. Nasciamo nel 93 da un incontro di Rocco ed Eugenio. Eugenio era un metallaro sfegatato. Rocco andava più su sonorità punk hardcore, però insomma avevano in comune questi ascolti, diciamo, sul rock, metal, e quindi iniziarono insomma a mettere su questo casotto che dura dal 93, quindi qualcosa di buono insomma abbiamo fatto. E poi ci fu l'ingresso di Massimiliano alla batteria e alla chitarra. Inizialmente suonava la fidanzata di Eugenio, se non sbaglio, Maria, okay, che poi andò via ed entrai poi io alla chitarra. Diciamo questo è il nucleo storico, noi tre fin dal 93, ecco, è il nucleo storico. E negli anni, insomma, si susseguirono forse 5-6 batteristi, che è stato il nostro tallone. Anche più. Di più. Turnisti, batteristi in giro per il mondo, insomma. Niente, questa è un po' la nostra storia. Già dal 93-94 uscì il primo demo, se non sbaglio, fu la prima Michele. Le date dei dischi non fate affidamento su di me, perché io con le date non ricordo neanche i compleanni dei miei genitori, quindi non sono quello più adatto. Vai Eugenio, vai. Potremmo aggiungere che abbiamo fatto un disco, ogni disco con un batterista diverso, probabilmente sì, ogni disco l'abbiamo fatto con registrato, no, sono stati molto più di 5 i batteristi. Poi c'erano quelli occasionali che si mettevano al lato del palco, non aspettavano altro che li chiamassi per aiutarci, diciamo. Stefano, invece Rocco ti dice com'è nato il nome del gruppo. Ecco, dimmelo, vai Rocco. Vabbè, il nome del gruppo è nato quando alcuni miei amici dovevano fare una serata in un famoso festival dell'Unità del paesello di mio padre. Dice come ci chiamiamo, e qualcuno ha detto in dialetto, tra le altre cose, carne per cani, in inglese meat for dogs. A me mi è rimasta impressa questa cosa, no? E poi quando abbiamo formato il gruppo con Eugenio, dice come ci chiamiamo, meat for dogs. Ah, bello, suona bene, e da lì siamo rimasti meat for dogs. Sentendo un po' tutti i dischi vostri, uno gli viene da domandarsi, siccome fate punk, fate ska, fate un po' di tutto, ma quali sono le influenze maggiori, diciamo, di gruppi italiani o stranieri che vi hanno, diciamo, contaminato un po' di più, ecco, rispetto agli altri? Ognuno le sue. Dipende dai periodi, perché se io l'altro giorno stavo riascoltando i pezzi del nostro primo demo e ci sentivo le influenze dei Litfiba New Wave, i primi Litfiba, cioè nella voce, anche in alcune strutture.
Poi, diciamo, abbiamo scoperto, cioè, siamo entrati nel periodo anni 90, dove c'era il punk rock, diciamo, Bad Religion, sono stati i gruppi che ci hanno, diciamo, mostrato il modo giusto. In Italia sicuramente i Senza Benza sono stati una delle nostre fonti di ispirazione primarie. Poi noi ascoltavamo comunque hardcore, roba più pesante, poi a suonare abbiamo fatto una cosa più potabile. Ok. Ecco, e comunque l'hardcore americano, diciamo, già, il primo demo sicuramente era influenzato anche da queste cose, sì, che sentivamo di gruppi americani. Però io sentivo anche un po' di New Wave, sento anche un po' di New Wave. Sì. Canto un po' la Piero Pelù. Se ti ricordi facevamo una cover dell'Elite Fibba all'inizio. Qual era? Sì, facevamo una cover che non aveva, qual era il pezzo? Non mi ricordo qual era, però facevamo una cover. Facevamo merchandise dei Fugazzi. Questa cover dei Elite Fibba è la cover dei Doug Nasty, mi sa. Tex. Non mi ricordo, guarda, proprio c'è un vuoto. Comunque. Ecco, invece riguardo allo ska, per esempio, gruppi come Mighty Bostons, Catch 22, vi hanno influenzato un po' oppure no? No, per quanto riguarda lo ska, no. Diciamo che è entrata questa venatura a ska perché Eugenio, essendo un maestro di tromba, ha voluto inserire appunto la tromba. Significare tante cose, poi. E da lì è nato il tromba. Poi ci arrivo. Dobbiamo parlarne di questo. Dobbiamo parlarne un po' approfonditamente. E quindi in qualche pezzo ha detto: perché non inseriamo qualche stacchetto di tromba, giusto per, ma non perché eravamo influenzati dallo ska, giusto perché Eugenio suonava la tromba. Certo. Forse il gruppo che ci ha influenzati perlomeno all'inizio nel fare questi pezzi misto punk ska sono stati i Rancid. Può essere. Per me, sicuramente i Rancid. È vero. Poi giretti di tromba, io li odio i pezzi con la tromba, sono quelli che suono, ma il peggio di tutti, e sono quelli che forse per me magari uno solo a scaletta. Odio lo ska, Giancarlo, è troppo dispendioso a livello di levare, odio il levare. Gli si inceppa la mano. Allora ragazzi, poi perché essere punk, ad esempio, o fare musica punk a Milano, Torino, Bologna, eccetera, insomma, non è difficile perché c'è una scena, voglio dire, c'è un supporto di ogni genere e tipo. Farlo a Catanzaro penso non sia uguale o la stessa cosa. Quindi volevo capire un po' come sono stati i vostri approcci, diciamo, verso questo stile di musica, nel cercarsi concerti un po' lontano da casa, nei rapporti con gli altri, ecco. Guarda Stefano, sicuramente quello che dici è vero, è tutta roba che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, nel senso che per noi gli sbattimenti che magari un gruppo al nord fa, la classica gavetta, qui erano un attimino amplificati, cioè ne facevamo il doppio di sbattimenti. Pensa solo, io ricordo ancora la prima volta che andammo qui in SIA a chiedere i bollini dei CD e sembra che avessimo chiesto una lozione magica, cioè scendevano dalle nuvole. Ma anche a fare delle semplici t-shirt qua era, insomma, tutto un po' così. E poi arrivare ai temi quelli più grossi, vabbè, a livello di contatti con altri gruppi e etichette e tutto, era un po' Rocco che faceva la vecchia maniera, quindi con le lettere, vabbè, tu ne sai anche qualcosa, no? Qualcosa, con... molto ne sa Stefano. Molto ne sa Stefano. Sì. Però, diciamo, poi i problemi quelli seri furono poi con i concerti, cioè riuscire a fare 2-3 date, comunque, diciamo, la facilità nel trovare date era al nord,
quindi riuscivi là a chiudere più date possibili. Però per noi chiudere una data a Milano significava comunque, che ne so, chiudere una data il sabato a Milano significa partire il mercoledì dalla Calabria, trovare delle date così anche a rimborso Certo. in centro Italia per poi fare la data a Milano e poi un altro giorno a scendere. Quindi per noi fare tre date significava partire 6 giorni. Con mezzi di fortuna, nel senso che all'epoca abbiamo fatto dei tour con con una macchina caricata fino all'inverosimile, partire in treno. Poi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna di usare un furgone che ha praticamente lasciato a Venuti in piedi in ogni. mente un episodio. Una volta mi ricordo, siamo andati a noleggiarci una macchina. Eravamo così contenti di questa macchina bellissima, Station Wagon, 6 marce. E praticamente per guardare tutti gli strumenti che c'erano all'interno stavamo sbattendo. Non eravamo neanche partiti, la macchina era distrutta. L'abbiamo. Ma era una cosa così. Quindi sì, problemi di distanze sicuramente, che poi influivano anche queste distanze anche sull'aspetto economico. Tante Beh, volte magari certo, facevamo il direi. tour e uscivamo pari e patti, però voglio dire, c'era comunque la soddisfazione per un gruppo di giù arrivare a suonare anche in locali abbastanza grossi, arrivare a suonare in Svizzera, insomma. Certo. Quindi era questa passione, questo entusiasmo che ci ha portato poi a fare tanti tanti concerti anche in Nord Italia, ecco. Certo, no, io ho fatto questa domanda perché, ti spiego, a parte il fatto che la distanza è, insomma, si vede bene, però i China, che voi conoscerete bene, che abitano Aosta, dice, noi eravamo un po' staccati dal mondo e nonostante ci fosse Torino, che non era poi così lontano, loro si sentivano lontani. Ho detto, ti immagini chi viene dal sud e come si deve sentire? Ecco perché ho Poi, sì, fatto poi questa sì, con le domanda. stradone che avevamo all'epoca. Appunto. La famosa Salerno-Reggio Calabria. Però da un altro punto di vista, il fatto di essere un po' fuori da quelle scene, a livello musicale possiamo dire che è stato anche forse un po' un toccasana, ecco. Eravamo nella nostra isola, ecco, forse un po' come i China nella loro Valle d'Aosta, insomma. Certo. Ci È eravamo vero? creati, comunque ci eravamo creati una piccola scena con i ragazzi di Cosenza, con i ragazzi di Reggio, con alcuni ragazzi siciliani, quindi ci scambiavamo le date, spesso andavamo a suonare a Reggio e poi i gruppi di Reggio venivano a suonare. Il buon Roberto Calabrò ci organizzava sempre delle date, ma poi anche a Cosenza con i Nia Punks, poi con i DAF, adesso con gli Across, ma c'erano i CCF di Milazzo, c'erano altri gruppi a Messina, Cilla diciamo, sì, Gorilla. una Gilla Gorilla, Gli diciamo che scherzi, organizzavamo un piccolo festival punk rock, poi i gruppi Real Swinger di Napoli, Brainers, c'eravamo creati un circuito del sud, diciamo, e quindi una piccola scena del sud, sempre freschi a Palermo. certo. Quindi Quindi diciamo. a proposito dei China, loro sono venuti giù con i Frontiera, credo. Frontiere. Abbiamo suonato insieme qui a Catanzaro, Sì. quindi anche loro ne hanno praticato Gli qualcosa. abbiamo organizzato un concerto noi a Pensa un ai po' di gruppi. gruppi, organizzavamo un po' di concerti e poi loro ricambiavano magari invitandoci. I Frontiera li ho fatti anche a Tavarnelle Val di Pesa e hanno suonato davanti alla caserma dei Carabinieri. Fu troppo bello, guardate. Allora, ragazzi, io vi faccio una domanda che esce un po'. Le Ma fanzine, io che non posso domandare di è? Qualcuno che fanzine. piange. Puoi andare di là, per favore. Ah, è Paolo. Vai, vai, stai. Le fanzine che È mio conoscete, figlio quelle. che fa i capricci. Un secondo, Vai arrivo tranquillo. subito. Vai, vai. Paolino, Ma Paolino. cos'è il bello della diretta? No, no, va bene, ragazzi, tranquillo.
fanzine, Stefano. Sì. Beh, è stato parte della storia. Era Rocco, forse Rocco, Eccomi. parlaci un po' di tutte le tue corrispondenze. Vabbè, non ho sentito la domanda, le No, fanzine. le fanzine, sì, in generale. Io capisci da dove vengo, allora domando. Certo, i nostri contatti principali sono scaturiti proprio da questa corrispondenza con ragazzi che facevano fanzine. E si scambiavano i demo all'inizio, poi quando noi abbiamo fatto il primo sette pollici era distribuito gente che appunto faceva queste liste sulle fanzine, le famose liste dei dischi, si facevano gli scambi e quindi si entrava in contatto con un sacco di gente, sempre per corrispondenza. Allora Certo. qualche telefonata serale magari scappava perché costava di meno, però sono stati molto importanti. È un mondo che manca sicuramente adesso. C'è Nonostante una bella adesso differenza abbiamo più mezzi. tra diciamo, il cartaceo, Lo ovviamente, so, che non vedevi l'ora che ti arrivasse un bel pacco di fanzine, ti mettevi a leggerle. Adesso magari sul web sfugge sempre qualcosa, si va di fretta. È un mondo che effettivamente manca. Mi ricordo i famosi pacconi di Trippa Shake che arrivavano e che pensa io che io distribuivo nei negozi di dischi di è Catanzaro. vero, era io ne facevo 3.000 ogni 4 mesi. Te pensa ora, se ne facessi ogni 4 mesi, io finisco all'ospizio, finisco, cioè, sparisci completamente. Cioè, era tutto molto più lento prima, quindi Facile. no, era anche più facile intrattenere i rapporti, arrivava il numero, leggevi, ti Lo chiamavi, poi non è che leggevi c'erano sempre con tantissime attenzione. fanzine, poi non è che eravamo in tantissimi, quindi anche il nucleo era, tanto ci si conosceva un po' tutti, però insomma è stato un periodo, almeno per me, importante anche per certi versi. Ecco. Le conservo Per tutti tutte, le è stato un bel conservo periodo. tutte. Un Certo, giorno certo, certo. faremo il museo delle fanzine, magari, perché io ne ho tantissime. No, devi sapere che Purtroppo. io sono sempre stato quello. Allora, io ero il cazzone perché sono tutti giornalisti, sono diventati Sì, tutti. E adesso sì, io sono adesso. sempre rimasto un operaio normale, non c'è stato verso di... Ma non importa, non mi interessava Stessa quello che succedeva. manovalanza, Sì, diciamo. ma no, chi se ne frega, cioè va Sì. bene così. Io facevo con uno spirito per divertirmi e per far qualcosa per tutti quelli che suonavano e cazzeggiare un po', perché erano tutte molto serie all'epoca. Se ti ricordi, c'è cioè, chi la metteva sul politico, io ero un po' più, se Sì, no davvero. c'erano Neanche noi quelle de siamo. ah, c'erano comunque altre demenziali pure carine, c'erano quelle. Vabbè, la tua era tipo il vernacoliere del punk. Sì, era molto simile. E senti, Sì. una domanda legata a questo, siccome conosci com'era Trippa, eccetera, c'è un pezzo che a me mi ha incuriosito parecchio del Grande Bluff, no, del Grande, insomma, un pezzo vostro, quale può essere che mi ha incuriosito di più? L'hai detto prima, guarda, ti do un aiutino da casa. Mitico Mitico politico. politico. No, quello mi è piaciuto. Un altro ho detto, di questo se ne parlerà Ah dopo. Ah, sì, il certo, tromba. il tromba, il tromba. Allora, ora hai svelato l'altarino, però io ho detto all'inizio, non è che questo si rifà ai giornaletti che c'erano una volta, dove c'era Lando, l'uomo a tre palle, ti ricordi? Certo. Allora, Eredità dei cugini, degli il zii, titolo capito? era proprio riferito Era questo oppure era riferito a uno di voi e le No, no, era avventure? proprio quello, era riferito al fumetto. Infatti noi, quando la suonavamo dal vivo, lo chiedevamo sempre, ma c'è qualcuno di voi che si ricorda il fumetto, il tromba? Mi guardavano sempre straniti. Poi O qualcuno finiva. magari si vergognava di averlo letto, probabilmente. Non essere. Poi finiva con un augurio a tutti. Ah.
quella sera, la sera del concerto, perché il giornalino non lo conosceva nessuno, allora utilizzavamo il titolo per altri scopi. Un po' come l'ultimo dell'anno quando si mettono le mutande rosse e poi gli unici a vederla, a vederli sono se ne sono messe. Beh, a meno che non decidi di farla vedere a tutti, una sera. Esatto. Ma non dovrebbe essere un'attrazione, voglio dire. Comunque il titolo è, diciamo, è uscito dal giornalino, e visto che era un pezzo con la tromba, abbiamo legato le due cose. No, era una battuta, perché ci doveva stare, dai. No, ma è vero, è così. Allora, ragazzi, tra l'altro, secondo me erano delle opere d'arte quei giornalini. Certo. Perché erano disegnati, ma poi allora stimolavano più l'immaginazione quelli lì che poi le varie ore, mese, ore, è vero, anno, sì, erano pure più volgari, quelli non erano volgari. È vero, me. C'era, ora la dico grossa, c'era una certa poesia, tra virgolette. Certo, 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 è vero, purtroppo non ne ho una copia, le potremmo anche fare vedere, magari qualcuno si... No, io se me lo trovo la moglie, dopo me lo fa vedere lei. Cercheremo su Amazon. Meglio sì, così. No, lì si trova. Allora, ragazzi, ricomponiamoci un attimo. Allora, il diario di Scina a me è piaciuto molto. Io Rocco gli scrissi anche che mi era piaciuto. E dentro la cosa che mi ha più stupito è che ci sono... divagazioni. Io penso sia l'unico disco al mondo che contiene una cover dei Pink Floyd insieme ai Doug Nasty e Fugazi e Gorilla Biscuits, per esempio. Ecco, come è nato questa idea di fare una cosa così particolare, poi alla fine è venuta, e tra l'altro riuscita bene, perché sono pezzi che si sente che vi piacciono, che suonate volentieri, non è che è stata fatta così tanto per fare, ecco. Sì, perché alla fine sono... Vai, vai, Giancarlo, vai, vai. No, diciamo che è stato un po' naturale l'uscita di questo disco. Era un periodo in cui magari dal punto di vista compositivo eravamo un po' fermi, e quindi ci fu quest'idea di fare il disco praticamente delle cover che noi comunque durante il corso degli anni abbiamo sempre suonato nelle nostre scalette. Quindi qualsiasi pezzo c'è su quel disco è stato comunque suonato da noi nei live. Cioè non c'è stato nessun pezzo che tu trovi su quel disco che abbiamo fatto appositamente, abbiamo coverizzato appositamente per quel disco. Erano quindi per noi pezzi suonati e risuonati. Quindi eravamo comunque, come dici tu, si vede che vi piacciono, perché comunque eravamo padroni di quei dischi e di quei pezzi. Poi ovviamente in registrazione ci abbiamo giocato un po' come ci piace fare sugli arrangiamenti, sui cori e tutto il resto, però fa parte di quella domanda che tu ci hai fatto inizialmente, quindi tutte le nostre influenze, quello che dei nostri ascolti, di quello che abbiamo suonato nel corso degli anni, ecco. No, io quello che apprezzo è proprio il fatto di aver messo stili così diversi o gruppi così diversi, perché di solito un gruppo, che ne so, fai punk rock, fai una compilation, fai tutta roba più o meno, cioè puoi allontanarti, puoi fare Motorhead, sai, puoi fare qualcosa, ma è difficile, ecco, spaziare così tanto. E questo secondo me è una mossa molto intelligente, tra l'altro, perché a me piace anche... tirar fuori quello che uno ha sotto ogni lato, voglio dire, voi potevate fare benissimo una compilation più omogenea e venire un attimino per andare magari a strizzare l'occhio per vendere, che ne so, qualche centinaio di copie in più, è la verità. No, per quanto riguarda Arnold Lane dei Pink Floyd, diciamo, è una passione... non segreta di Eugenio, quella fase dei Pink Floyd di Syd Barrett, quindi lui aveva addirittura la faccia di Syd Barrett disegnata sull'amplificatore ancora. Ce l'ha ancora, sì. E quindi quel pezzo era tra le nostre cover, uno assieme a Merchandise era il anche primo un altro delle prime cover che il facevamo. È scelta proprio da Eugenio, perché aveva questa passione per Syd Barrett,
È comunque un pezzo che si presta molto al punk rock, perché diciamo si può modellare, plasmare anche in una versione un po' più veloce, diciamo. Anche senza Benz hanno fatto un pezzo dedicato a Sid, che poi abbiamo coverizzato nel disco, tra l'altro. Quindi abbiamo fatto un doppio omaggio. Un doppio. Ho capito. Ragazzi, io metterei il video del pezzo dei Gorilla Biscuits, se non vi dispiace. Sì. Va Vai. Bene. Ragazzi, c'è un problema non tecnico va. E non so di quel tipo. Io riprovo, se no saltiamo direttamente. Ragazzi, non è il bello va. Della diretta. Stasera alla grande. Bellissimo. E non so perché, sinceramente non capisco. Ci rifaremo più avanti, va bene? Continuiamo. Okay. Non hai pagato i diritti, eh? Mi sa che non hai pagato i diritti. Ho pagato i rovesci. E arriverà una nostra lettera. No, neanche nostra. Stefano, rispetto a questo disco è bello sentirti dire queste cose. Tu pensa che su qualche recensione qualcuno scrisse non ne abbiamo capito il senso di questo disco. Di questo disco, sì, me la ricordo dice, pure io. O con o senza questo disco il mondo va avanti ugualmente. Che bello. Ma anche noi poi alla fine. Allora, io guarda, quando facevo le recensioni, ce le faccio ancora, c'è modo e modo di dire una cosa. Io ti dico la verità, codesto è il peggiore in assoluto, perché è un po' come dire io mi metto su un piedistallo e ti giudico perché te è inferiore, eccetera. Invece, ragazzi, cioè c'è modo e modo. Cioè, dietro a un qualsiasi tipo di lavoro dove c'è sta... Vabbè, può non piacere, ma lo puoi dire anche in un altro modo. Il mondo va avanti, sì, va avanti anche senza le tue recensioni, voglio dire. Ovviamente. Ragazzi, no, via. Queste cose, infatti io mi sono accapigliato più di una volta con questi soggetti, capito? Perché sì, quando facevo la fanzine ero quello, sai, ah, ma te, quella, il sessista, tutte queste cose. Io li mandavo leggermente a quel paese. Sì. Quindi, no, ma voi non prendete, cioè, lasciate perdere. Io, vabbè, da parte siamo mia, abituati, no? No, da parte mia, voglio dire, ragazzi, a siamo me sembra una mossa intelligente. Se a un altro sembra un disco di cui si può fare a meno, che continua ad ascoltare Cristina D'Avena. Fondamentalmente voi. Il disco l'abbiamo fatto per noi, poi certo, perché erano i gruppi che piacevano a noi, erano il nostro, era una specie di dizionario, piccolo sì, dizionario delle nostre influenze. Però ci ha permesso questo disco di andare a suonare in America, perché uno dei coproduttori di questo disco aveva un'etichetta in America e ci ha organizzato un po'. Ma poi ci arrivo, ragazzi. Ci arrivo, sì, perché non mi è sfuggito nulla, sta tranquillo. Comunque, per chiudere il discorso sul diario di Scina, chi ce l'ha di voi qui a portata di mano? Io ce l'ho dietro, se mi scusate un attimo. Vai. E sarebbe... Eccolo là, sì. Sulla copertina abbiamo messo questo tipo schizzato nella sua stanza, con poi dietro tutti i poster dei Kennedy, sì, che richiamano un po' le canzoni, eccoci qui, giovanissimi, con tutti i dischi, con le copertine dei dischi che richiamano poi le canzoni che sono state fatte poi nel disco. Certo. La copertina, come tutte le nostre copertine tranne la prima, è stato disegnato da Lucio Parrillo, che è un nostro concittadino ed è un artista adesso a livello di fama mondiale, si può dire, insomma è un disegnatore di videogiochi, di fumetti,
e ci siamo affidati a lui per tutte le copertine dei dischi. Quindi anche questa copertina abbiamo voluto. Sì, Diciamo, tu diciamo mi pure dici. dov'è che lavora Marvel, Sì, sì, cioè, sì, sì. lavorato in America con la Marvel, non so ancora Ah, penso che ci accidenti, lavori. accidenti. Sì, ha fatto con Lancio Storia all'epoca, ha lavorato con Scorpio. Scorpio, sì. Sì, Ah. no, infatti. Che sono cose che si ricordano quelli un po' più grandicelli. Ha Non vissuto per... molto anche, ha vissuto molto anche a Firenze, dove c'è Ah. quella scuola di fumetti. No, adesso non mi ricordo come si chiama, però lui insegnava in questa scuola di fumetti che c'era a Firenze, che c'è ancora, credo. Lui è E bravissimo. comunque, per ritornare al disco di cover, è stato registrato molto prima di quando è uscito, quindi. È uscito quasi, credo, Due un anni 6 o 7 dopo, anni dopo. No, 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 di un 6 o più, 7 anni dopo. sì. Sì. Perché è uscito nel 2010. Antonio, il batterista, ha suonato con noi, penso, nel 2004. Sì. Forse anche prima, 2002. Uscito Sì. postumo. Sì, molto postumo. All'uscita d'Antonio, chiaramente. Sì. Ragazzi, io passerei da un disco, da quello all'ultimo, che è questo. Sì. È il Grande Bluff, che tra l'altro ha una... Voglio far vedere anche l'interno, che è notevole. È molto bello. Quello nel disco, nella prima versione in CD del Grande Bluff, ovviamente tutta la grafica interna non era in quel modo. Per i 20 anni invece abbiamo voluto, dopo tante sollecitazioni dell'Overdrive Records, di questa casa discografica, ci siamo decisi a farlo uscire, ecco, come per i 20 Ecco, anni, proprio. Il Grande Bluff usciva nel 2000. c'era nel 2000 con Rudy, giusto? sì. Ecco, mi dite come avete fatto a conoscerlo, e poi vi ha fatto il resto, in poche parole. Poi si viene all'attuale versione. Sempre mandando questa registrazione promo del disco un po' in giro per cercare all'epoca dei coproduttori. E alla fine Rudy l'ha ascoltato, ci siamo sentiti, dice non cercate nessuno perché ve lo faccio uscire tranquillamente io perché è un bel disco, anche se faccio altre cose, però mi piace, quindi è iniziata questa collaborazione con Rudy che ci ha fatto uscire il disco, ci ha fatto una bella promozione, mi ricordo all'epoca Sì. perché lui era distribuito abbastanza bene come etichetta con le sue uscite, quindi è un disco che ha girato parecchio, si trovava. Lui ha fatto un gran lavoro in quegli anni, perché ha Certo, sì. spaziato in vari generi, un po' in Sì. tutta Italia. Lui gli arrivava un demo, mi Sì. piace, e aveva questa idea anche Certo. dei mini CD che avevano un Sì, costo sì. inferiore e che si smerciava meglio, tra l'altro, Sì, e però sì, sì. trovavano anche date Sì, per i sì, sì, gruppi. sì. Insomma, era No, un'idea no. abbastanza buona, secondo me. Ecco, Sì, ma Rudy. ora ho visto c'è la mano di Alessandro Sportelli, tra l'altro, sul Sì. nuovo, Sì, ha fatto il remaster Alessandro, sì. Tra che è l'altro lo. la copertina è rinnovata, non è uguale all'edizione che uscì nel 2000. Sono alcuni ritocchi che ha fatto di persona Lugio. Quindi Rimasterizzata pure la copertina. anche la copertina è una nuova, diciamo, versione nuova, un make-up nuovo. con Ale ci siamo conosciuti tanti anni fa nel suo studio. Mi sa che noi andavamo a suonare alla Spezia e passando da Pisa ci siamo fermati perché stavano registrando gli Shandon. E quindi gli Shandon dice fermate, visto siamo fermati, lì abbiamo conosciuto Ale che ci ha fatto vedere lo studio, tutto quanto. Dice magari un giorno venite a registrare qui se avete bisogno di. Non siamo riusciti mai a fare una registrazione da lui, però gli abbiamo chiesto se faceva questo remaster del Grande Bluff. E lui con molto piacere ci ha fatto questo lavoro con la speranza che magari il prossimo disco
lui scende da noi in Calabria torna ingrassato di 7 kg, magari si fa le riprese qui in Calabria e poi se le lavora nel suo studio a Pisa. Sì, perché no. Noi siamo pigri, preferiamo restare qua. L'abbiamo fatto Stefano, l'abbiamo fatto una volta sola e ce ne siamo pentiti. Vabbè. Passiamo. Sentite, volta. Ragazzi, ecco, una domanda che non... ma il Catanzaro Calcio, quanto ha influenzato la vostra musica? Una domanda tranello questa, eh? Non molto, veramente. Però la passione per il Catanzaro ce l'abbiamo tutti e tre. Simone un po' di meno. Sì. Però, sì, Rocco più di tutti. Ma no, perché... in effetti tutti e tre condividiamo questa passione forte per la nostra squadra. Vi faccio vedere una cosa simpatica, ragazzi. Bellissimo. È originale, è questa. È originalissima. Sì, il nome dietro. Guarda. No, senza nome, senza nome. Sì. Bellissimo. Complimenti. Vabbè, la passione per il Catanzaro. Una volta che mio figlio quando andava allo stadio non ci va, ma i gemellati sono gemellati, ragazzi. Certo. Io oggi pomeriggio stavo pensando questa cosa, forse è tra i primi, se non mi sbaglio, è tra i primi 10 gemellaggi più lunghi della storia del calcio italiano, nel senso che siamo già a 40 anni probabilmente. Sì. Quindi ci sono stati gemellaggi storici che però si sono rotti. Mi sa che sono pochi quelli che sono durati 40 anni. Ma questo dura, continua a durare proprio. Tanto allo stadio vedevo qualcuno, qualche bandiera. No. Qualcuna viola da voi ogni tanto. Certo, sì. Si scambiano spesso le visite, anche quando fanno le feste degli ultra. Adesso magari vanno a Firenze e poi... i fiorentini scendono in Calabria, anche in vacanza so che spesso si scendono i fiorentini in vacanza al mare qui a Catanzaro, quindi io credo che sia uno sicuramente tra i più lunghi gemellaggi che ci sono in Italia, quindi è da ricordare questa cosa. Ecco, a proposito di cose da ricordare, calcisticamente parlando, cosa successe il 30 gennaio del 72? Il 30 gennaio del 72? A Catanzaro. Io non ero nato. Io ero piccolo, però già mio padre mi portava allo stadio. No, allora fu la vittoria per 1-0 del Catanzaro sulla Juventus. Con la Juventus, sì, con il gol di Mammì. Un gol di Mammì al 39esimo della sì. Certo. Mi riallaccio a questo perché il 30 gennaio 72, tra l'altro, è famoso in Irlanda del Nord per una cosa bruttissima che fu il Bloody Sunday, quando i farà spararono sui manifestanti, sugli irlandesi, morirono 26 e ne morirono 14. Sì. Ora, sì. Riguardo questa cosa, io tra l'altro poi farò una diretta a metà maggio con uno scrittore che è un esperto e ha scritto molti libri su questa cosa. Allora, ma ne approfittavo per fare... sono due date che non c'entra niente l'una con l'altra, ma certo. Una tragedia sportiva per i juventini. Diciamo che sono due tragedie perché per i juventini è stata veramente una tragedia quella. Non se l'aspettavano all'epoca di perdere a Catanzaro. Ragazzi, io provo a mettere un altro video, se non riesce penso che potrei smettere di fare le dirette stasera. Se non riusciamo. Facciamo live, Stefano. Come va, ragazzi? Tutto bene? Sentiamo lontani, eh? Non si vede niente. Quanti siete? Ce lo fate un urlo così ci riscaldiamo un pochino, siamo un po'... Grazie. Per voi
dedicato a tutti gli Ultras, ragazzo Ultras. Eccoci. La grande. Ragazzi, io volevo chiedervi, tornando al grande blef, parlatemi un po' dei testi. C'è qualche testo che a me piace tantissimo, uno è Mitico Politico. Chi è che scrive testi? E parlatemi anche di quello. Ecco, diciamo. Di questo pezzo in particolare, l'autore è Dario Macchioni, un nostro amico che scriveva all'epoca per noi. Il resto dei pezzi, questo ragazzo Ultras è un testo di Rocco, poi ci sono pezzi sparsi in cui ho scritto io, Giancarlo, insomma un po' tutti ci siamo dedicati. Volevi sapere qualcosa in particolare, se ricordo il significato del testo, sempre. Sì, no, vabbè, Mitico Politico, è il mio puntino. Rocco, parli tu. Sì, è un testo che dopo 20 anni purtroppo è ancora attuale. Purtroppo è ancora attuale, anzi forse è pure peggiorata la situazione. Era una sorta di ribellione alla politica all'epoca probabilmente della fine della Democrazia Cristiana, questo inizio di Forza Italia che riproponeva un po', così, la fine della seconda alla terza repubblica, quindi era una solita storia che soprattutto in Calabria si ripeteva sempre, nel senso che dammi il voto ti troverò il posto di lavoro, dammi il voto che ti faccio questo favore, quindi il significato qualunque. Sì, il pezzo era quello. Purtroppo, purtroppo ancora da noi in Calabria è così. Ci sono tanti, Cettola Qualunque, magari esteriormente più seri di Cettola Qualunque, ma il succo del discorso è che promettono per avere, promettono per avere delle cose, e a volte
E a volte ti dicono che magari ti hanno fatto il favore per una cosa dovuta magari alla gente, ma succede. Ti faccio un esempio banale: a Catanzaro, quando cambiano una pensilina dell'autobus, tutti i giornali ne scrivono, dice il consigliere per l'interesse del consigliere Rocco Cina, se è stata cambiata la pensilina nel quartiere Siano. E quindi questi dice, io ti ho fatto cambiare la pensilina dell'autobus, quindi alle prossime elezioni ricordati che ti ho fatto, cioè noi da noi siamo ancora a questi livelli. Ah, secondo me ci sono dappertutto i gettola qualunque. È che sì. Anche qui, questa regione in particolare ha poco sì. da spremere più, capito? Sì. Spremi, niente, che spremi. Sì, spremi, però, diciamo, sì, però diciamo, capito, cioè, i politici di questo tipo secondo me ci sono un po' dappertutto. Sì, però qua per la prenotazione dell'analisi in ospedale magari, che la butto così, dice ricordi, io ti ho fatto prenotare all'ospedale per saltare la fila magari, e quindi un voticello per il consigliere. Succede, poi ovviamente c'è la mafia, ci sono tante situazioni molto brutte, quindi ti ripeto, a distanza di 20 anni secondo me siamo peggiorati, perché è più elegante la cosa adesso, probabilmente è meno spudorata, ma c'è sempre, capito, questo scambio di voti. Senti, parlando di un altro pezzo del grande bluff, molto bello tra l'altro. Cazzo, chi non ci conosce pensa, cazzo, che palle questi qua. No, vabbè, cambia un canale stasera. Si dice, non so se c'è da De Filippi, da qualche parte. Insomma, sono tutti così i testi, manco. abbiamo parlato pure del trombo, dai. Comunque, ritornando al discorso di prima, Stefano, il tromba, una cosa carina. L'ultima Vai. Promozione del Catanzaro in Serie B, mi sembra che è stato il 2006. Mm-hmm. Quell'anno passarono nell'intervallo tra allenatore Piero Braglia, che mi pare che sia fiorentino. Pierino Braglia, è toscano. Durante l'intervallo primo e secondo tempo, ogni partita in casa mettevano il tromba. Davvero? Sì, è stato un porta fortuna quell'anno. Abbiamo vinto quasi tutte le partite in casa. Era quello. È di Grosseto. Sì. Definitivo, era quello. È di Grosseto, Braglia. Non mi sembrava fiorentino. Toscano comunque, toscano. Toscano, dai. Toscano. No, perché anche tra noi c'è rivalità, lo so che voi con Cosenza. Sì, certo. Insomma, ma anche noi con Pisa non si scherza. Ha portato il Cosenza in Serie B. Tra le altre cose ha portato pure il Cosenza in Serie B, l'allenatore che aveva portato, ha giocato nel Catanzaro tanti anni in Serie A, Braglia, e poi da allenatore ci ha portato in Serie B, e poi qualche anno fa ha portato anche il Cosenza in Serie B dopo una lunga serie di partite che hanno vinto per i playoff. Io penso che 8-9 partite di seguito hanno vinto. Quindi voi suonavate in uno stadio senza suonare, tanto per sì, più o meno. Ecco, ma ho letto, né quando avete aperto per Vasco Rossi o qualcosa del genere, può essere? Ho letto bene? Sì, sì. Che anno era? 2004. E quindi vi siete trovato una platea enorme davanti. Sì, alla fine non so quant'erano, alla fine 350, 400. Noi quando abbiamo iniziato erano la metà. Penso che siamo l'unico gruppo punk rock che ha suonato davanti a 200.000 persone. Abbiamo il record, come i moto il record di volume. Hai detto poco. E comunque è stata una bella esperienza, soprattutto di palco, con un palco gigantesco. Infatti, penso sia la cosa, cioè l'organizzazione proprio di un altro tipo. Pazzesco. Il tecnico di palco che ci cazziava ogni 2 secondi. Ci hanno cacciato perché diciamo avevamo 20 minuti di tempo.
Quindi loro erano convinti che in 20 minuti di tempo facevamo 4-5 pezzi, invece continuavo, abbiamo fatto 10 pezzi, 12 pezzi, velocissimi, proprio tutti attaccati. Lui sentiva tutti questi pezzi e dice, chissà quanto hanno sforato questi qua, invece avevamo sforato no. solo di un minuto, però alla fine era incazzatissimo. Tempo, ho capito. Io avevo il tipo dietro di me che mi pressava, faceva basta, basta, poi avevamo un finale di concerto di quelli... progressive, quindi con 2000 stacchi rimandati, rimbalzati da l'uno all'altro, e questo tipo di dietro che mi stressava, diceva basta, basta, io lo sentivo proprio gridare, questo che era incazzatissimo. Però alla fine 21 minuti abbiamo suonato, anche se abbiamo fatto 12 pezzi. Vabbè, giusto, hai fatto bene, che ti frega. Certo. Altra occasione di quel tipo, magari. No. Assolutamente. Anche perché... No. Poi è la prima volta che abbiamo preso soldi dalla SIAE. La prima e l'ultima. Sì, la prima e l'ultima. Ci credo. Abbiamo preso soldi che non avevamo mai preso in tanti anni, sommandoli l'abbiamo presi tutti in una volta sola. Ma pensa te, Allora, devi fare per campare. E sono arrivati presto pure, chissà, è un mondo, e quindi noi... discutevamo pure di questo fatto, dice, se noi abbiamo preso tanto, chissà quanto ha preso Vasco Rossi solamente di SIAE per quel concerto di Catanzaro, quanto ha preso e quanto avrà preso successivamente, tra sì e poi sì, perché poi l'hanno mandato in televisione pure un ma sacco io so di per volte, esempio no? Che in televisione, soprattutto sulla Rai, c'è cioè soldi sono tanti anche al minuto, perché credo siano tantissimi, tra l'altro. Certo. Allora, ragazzi, se, tornando a al grande bluff, eravamo rimasti ad Angelo. Ad Angelo, bravo. Io mi volevo dire quel pezzo lì. Parlatemi un po' di quel pezzo lì. È un testo, no, è molto semplicemente, diciamo, è la nostra canzone d'amore, niente, parla di una ragazza, di quest'angelo così immaginato. Dell'incapacità di esprimere i propri sentimenti. È tutto molto poetico. Io comunque provo a mandarlo, vediamo. Vai. Vediamo se faccio un bluff anch'io. Capace di spiegarti che
È andata anche questo. È andata, sì. Questa piattaforma andasse in un altro modo. Comunque, vabbè. Era un po' trash metal all'inizio. Speed punk. Questa piattaforma capisce okay, quali sono i pezzi nostri dire... e quali sono le cover, e quindi dice Meat for Dogs non paghiamo nessun diritto, ai Gorilla Biscuits magari devono pagare qualcosa. È italiano, Civarelli, ci vuole bene, no? Non ci denuncerà. Comunque allora, ragazzi, volevo dire, dimmi. Che magari tu penserai che non vogliamo spiegarti i testi, ma ti devo confessare che per me personalmente scrivere i testi è un'agonia. Ah, sì. È terribilmente difficile, quindi a volte li scrivo così di getto, ma poi non mi ricordo manco di perché l'ho scritto, cioè, insomma, non è proprio il massimo per me scrivere i testi. Non certo. Si ricorda neanche i ritornelli, Stefano. A volte nei concerti fa due volte lo stesso ritornello. E non se ne accorge nessuno, però è bravo. Ma io non dovevo essere il cantante, perché a un certo punto ci siamo pure messi a cercarlo un nuovo cantante. Non ci siamo riusciti, purtroppo. Ora vi faccio una domanda un po' strana. Che rapporto avete con Sanremo X Factor? Ah, io quando ero piccolo Sanremo lo vedevo con i miei genitori, mi divertivo anche pure. Forse erano pure più belle le canzoni, probabilmente. Io non lo vedo mai, X Factor non so che cosa sia, effettivamente giusto il nome. Sanremo non lo vedo mai, però sono curioso di ascoltare le canzoni, quindi poi qualche giorno dopo le canzoni le ascolto, giusto per capire. Sicuramente... adesso è un po' cambiato rispetto a prima, c'è qualche canzone più piacevole, visto che ci sono giovani poco più interessanti, però alla fine è sempre Sanremo. Ecco, io invece penso un tempo fa ho letto qualcosa di Dave Grohl che parlava proprio di questi talent show, no? E lui diceva, cioè l'immagine che dà questo talent show, no? Che dei ragazzi hanno bisogno del produttore, hanno bisogno di fare canzoni di altri, dice, è un'immagine sbagliata. Dice, i migliori gruppi del mondo, i migliori gruppi della storia sono nati in una cantina con quattro strumenti disastrati e i primi concerti si facevano davanti agli amici e alle feste di compleanno. Ed è così che nacquero i Nirvana, ed è così che sono nati i Foo Fighters. E tutte le più grandi band del mondo sono nate nelle cantine. È là che veramente si crea poi... È la differenza di attitudine che è quello che cambia tutto. Ora, poi, tra l'altro, Dave Grohl ha iniziato con gli Scream, che non so se riconosci, che era il gruppo che poi dopo è approdato ai Nirvana. Però, insomma, lui ha girato per... Ti faccio un esempio banale, ma che per farti capire. Andai nel 2011 a vederlo a Rock in Hydro, i Foo Fighters, e a un certo punto lui dice, tra un pezzo e l'altro, dice, io una volta suonavo in un gruppo che si chiamavano Scream, e ho suonato qui vicino in un posto bellissimo che è Leoncavallo, e venne giù una marea di fischi, tra l'altro. Per ma dirti, ci vuole anche quello, però a lui non gliene frega niente, quindi giustamente, no, per dirti, è proprio così, secondo me è proprio vero, perché uno se inizia a suonare pensando di guarda, ma io voglio arrivare lì, mi ci vuole il produttore, devo fare l'audizione televisiva, dove vai? Ma poi secondo me, cioè, proprio entrando nello specifico poi di X Factor, no? Cioè secondo me è proprio sbagliata proprio l'impostazione, nel senso che tu poi valuti un artista dandogli dei brani di altre persone da reinterpretare. È un po' come se tu mettessi, che ne so, Zucchero, che comunque è un grandissimo artista, lo mettessi a cantare le canzoni di Michael Jackson. È ovvio che sembra un coglione, è ovvio. Quindi sì, certo. È proprio l'impostazione già
cioè un artista è artista per quello che crea, per lui, quello che riesce a esprimere, da un'altra canzone, certo, un'altra cosa. certo, no, è proprio vero. Allora, io vi vorrei chiedere del un po' tutto il vostro giro negli States, dall'inizio, come è nato e come è andata lì, e cosa vi ha insegnato alla fine, ecco. O cosa avete imparato? E quello che vi Giancarlo è il promoter. Giancarlo è il promoter. Gioie e sudori, però ne è valsa la pena. No, è nato tutto, come diceva Rocco prima, il diario di Scina, quindi il disco di cover, è stato coprodotto dalla Nowhere Records, una etichetta nell'Illinois, mi sembra che fosse. Insomma, abbiamo preso contatti con questo tipo, che ci ha proposto, insomma, di andare a fare delle date negli Stati Uniti. Inizialmente dovevano essere 6-7 date, quindi niente, ci sentivamo regolarmente, ovviamente via messaggi per il fuso orario, così tutto andava per il meglio. Poi iniziai a capire che c'era qualcosa che non andava, nel senso che lui a me comunicava delle date, tipo, che ne so, il 15 suonerete a Chicago, e andavo poi sul sito del locale di Chicago e trovavo questa data al 26, quindi ho iniziato a capire che c'era qualcosa che non funzionava tanto bene. E, no, e non era il fuso orario, ecco. Non era il fuso orario, era lui fuso forse, ma non l'orario. Vabbè, fatto sta, la faccio in breve, questo tipo iniziò poi ad annullare alcune date, e poi sparì, completamente sparito, non rispondeva più, non sapevamo più che fine avesse fatto. Noi ci eravamo già organizzati con i biglietti aerei e tutto quanto. La fortuna fu che durante questo tour noi dovevamo essere accompagnati come gruppo spalla dai Flamingo Nuzbled, che poi vennero anche in Italia a suonare alla Spezia, alla Scaletta. E il tipo dei Flamingo, Jake, che ancora ci sentiamo, è stato, diciamo, la provvidenza, perché lui si prese carico poi di queste date, e quindi insieme a lui, poi un pezzo alla volta, misimo insieme queste date di questo tour, e poi fu un'esperienza bellissima. Quindi abbiamo fatto tutte le date con loro, e ogni sera in un locale diverso, neanche a troppa distanza, quindi era organizzato anche logisticamente bene il tour, e fu un'esperienza bellissima da tutti i punti di vista, sia artistico, perché comunque abbiamo suonato anche con altri gruppi lì. E poi comunque vai a suonare in un mondo completamente diverso, cioè noi là volendo potevamo fare un tour di 50 date, non avevamo problemi a trovare day by day, cioè tu andavi a bere una birra in un locale, c'era il locale che comunque aveva il palco, come capiva che tu eri musicista, comunque ti invitava a suonare. E anche a livello poi proprio logistico, cioè noi andavamo a dormire in dei motel, trovavamo i motel proprio vicini ai luoghi dove andavamo a suonare, ai locali, a quattro soldi. Abbiamo noleggiato un furgone, là proprio te li buttano addosso i furgoni, quindi cioè per una band ti rendi conto, e poi comunque chi veniva a vedere il concerto ti rendi conto che un pubblico non era il ragazzetto che si voleva passare il sabato sera nel locale, ma è gente che comunque conosce il rock e viene nel locale per ascoltare la musica, quindi comunque tanto casino alla fine dei concerti e tanta soddisfazione, è comunque un'esperienza, penso, per noi indimenticabile, insomma. Senti, e quante date avete fatto? Là furono 5 date, se non sbaglio, però toccammo più stati, perché eravamo tra l'Indiana, l'Illinois, e quindi abbiamo... Vabbè, Chicago, Detroit, Chicago, Detroit, South Bend, Grand Rapids, comunque abbiamo toccato... Bowling Green, sì, abbiamo toccato 3 stati comunque. Quattro stati diversi. Però sì, ti ripeto, noi non abbiamo fatto più di 2 ore e mezza, 3 ore di strada ogni giorno. Era, come ti dicevo prima, era molto semplice trovare. E loro infatti già per l'anno successivo ci avevano invitato sulla l'altra coast. Sì, sulla East Coast a suonare, dice, non ci sono problemi, voi diteci quando volete venire. Cioè, ti rendi conto che è proprio... È diverso. Più facile organizzare e muoversi, ecco. Questo
E poi, vabbè, l'esperienza di suonare in un'altra parte dove la cultura è già diversa ti insegna comunque tante cose. Ogni band cambiavano la batteria in 5 minuti. No, è vero. Io me ne sono accorto a New York nella prima volta nel 99 che andai a caccia di concerti e andai, mi pare, al Continental, che era verso l'undicesima strada, non lontano dal CBGB's allora, e c'erano i Grey Area, non so se li conoscete, sì. Ed altri due gruppi, i Grey Area erano gli ex Warzone, se non sbaglio, sì. E c'era un gruppo ska della Virginia e un altro, e tutti cambiarono tutte e tre la batteria, ma con una velocità incredibile. Cioè, in 5 minuti facevano il cambio palco, io rimasi allibito. Sì. E sono proprio abituati così. Ma lo fanno bene con disinvoltura, cose che a noi, mi ricordo. Infatti, volte... solo all'ultimo concerto che abbiamo suonato per ultimi, siamo riusciti a mettere la bandiera del Catanzaro sulla cassa della batteria. Agli altri non c'è stata possibilità. Adesso stasera invece siamo ultimi e possiamo fare quello che vogliamo. Cominciamo così, diglielo, ecco. Sì. No, poi vabbè, suonare... c'era pure una sorta di educazione tra il personale, diciamo, i ragazzi che lavoravano il fonico, diciamo, c'era un rispetto dei ruoli e quindi effettivamente rispetto qui, sì, è più facile. Con meno presunzione probabilmente. Qua vedi quando organizzi un gruppo, alzami il monitor, abbassami qua, là in 5 minuti era tutto pronto e si sentiva perfetto. Ecco, bravo. No, è vero, almeno ho avuto la stessa esperienza da ascoltatore. Mi parlate del progetto che avete con gli Across prossimamente? Visto che c'è la maglietta Eugenio, parla Eugenio, dai. C'è la maglietta degli Across. Oramai li salutiamo, tra l'altro. Siccome oramai sono diventati la nostra spalla insieme chiaramente a Bruno and the Soldiers, che salutiamo anche loro, diciamo suonando qua e là, insomma ci conosciamo già con loro da tanto tempo, anche prima che avessero il gruppo, quindi è nata un'amicizia, diciamo, solida. E quindi... diciamo, il loro merito è anche stato quello di farci ritornare la voglia di fare pezzi nuovi. Infatti abbiamo fatto un pezzo nuovo dopo 10 anni che uscirà fra poco, non so quando, Rocco, non so quando decidi tu, sei tu lo stratega del gruppo. E quindi abbiamo deciso di fare questo pezzo nuovo e loro ci hanno chiesto perché non facciamo qualcosa insieme, con la scusa... abbiamo fatto questo split in cui loro faranno un nostro pezzo e noi viceversa, noi facciamo una loro cover e loro pure, oltre a due pezzi inediti. Dovrebbe uscire questo split in formato 12 pollici con l'overdrive di Christian Urzino, che è il boss dell'etichetta. Ho capito. Rocco è stato ucciso dalla moglie. Rocco non so dove sia. Io ho sentito un pezzo degli Across dove mi disse Rocco che facevano Dark Core. Ecco, io ho sentito Dark un pezzo Core. Da me, che credo sia quello che va a finire sul disco, che è strepitoso. Cioè io non li conosco, proprio non ho sentito solo quel pezzo, ma è veramente molto bellino. Hanno fatto un disco, il loro disco di debutto, che è veramente notevole. È stata una sorpresa perché difficilmente, cioè ascolto tanta musica, però ecco che mi prende abbastanza, forse sarà perché è vecchio, non lo so, ma insomma... Perché hanno davvero passione. Quel pezzo lì è molto bello. Proprio. Hanno anche esperienza, cioè sono tutti membri di ex band, quindi... è gente comunque che ha sempre suonato anche a buoni livelli, quindi comunque hanno una loro anche esperienza, chi non ha suonato comunque seguiva la scena, certo. Supportava. E quando dovrebbe uscire questo disco? Allora diciamo che sia le grafiche sia i pezzi sono già pronti. Abbiamo sentito
cioè siamo in contatto con l'etichetta. La nostra speranza è che possa uscire subito dopo l'estate, anche perché come Etichetta è, periodo scusami? è Ah, l'overdrive. sempre l'overdrive, ok. Sì, uscirà sempre in vinile, quindi la nostra, diciamo, speranza è quella che possa uscire in un periodo buono, che è subito dopo l'estate. Però insomma, mettiamo anche in conto un po' di ritardo, però ci siamo, cioè è già tutto pronto, insomma, quindi uscirà questa bella chicca. Allora vi prenoto per un'altra diretta, insomma, dopo. Come no, certo. Magari insieme a loro, insieme agli Agross. Volentieri, volentieri, sì, quello alla grande, anzi. Rocco ci comunica che gli si è spento il PC e che sta provando a riavviarlo. Se non Ah. riuscisse a riavviarlo, salutate voi. Io lo ammazzo. Oh. Cos'è un tir il tuo PC? Cos'è? Non so se si Non ho idea. accende, non so se si accende come la Vespa con il pedale laterale. Se quella è dura, vai a spingere con tutto il peso del corpo. Sembra il carburatore. Comunque, speriamo. Io ragazzi, più o meno avrei concluso le domande. Io, ecco, aspetta, cioè, sta arrivando Rocco. Arriva. Vediamo, vediamo. Lo stiamo perdendo, no? Eccolo lì. Eccolo. È sudato per aver acceso col pedale il computer. Sono dal telefonino, non Rocco! sento niente. Rocco! Non sente, non Non sente. sente? Adesso sì, voi mi No, sentite? ti volevamo dire che avevi un computer di vecchio tipo. No, di vecchio tipo, con il pedale dell'accensione stile la Vespa, ecco. Sì. E sparlavamo. I primi Commodore erano a pedale. Eugenio, te ti dovevo ingaggiare per trippa, ti dovevo. Sì, Rocco. le stronzate volavano. Dai, se no, ogni tanto. Rocco, stavamo parlando del disco che deve uscire a settembre. Sì, non so se esce a settembre o esce Settembre-ottobre, insomma, a dopo l'estate. maggio o a giugno, non si Ah, ah. capisce ancora. Sì, Cioè. il disco è pronto, nel senso che sta decidendo l'etichetta, l'Overdrive, quando far uscire questo 12 pollici, questo split tra Meat for Dogs e Across, che conterrà due brani dei Meat for Dogs, due brani degli Across, due inediti per gruppo, e i Meat for Dogs hanno coverizzato gli Across e gli Across hanno coverizzato i Meat for Dogs, Un con una gemellaggio vero e bellissima, proprio. certo, con una bellissima copertina di Lucio Parrillo, come al solito. In anteprima, prossimamente dovrebbe uscire il video animato del nostro pezzo inedito, che, come stava dicendo Eugenio prima, sono passati 10 anni dall'ultimo pezzo inedito dei Meat for Dogs. Quindi presto, presto ritorneremo su YouTube con un pezzo YouTube. nuovo. No, allora dicevo prima, Su Emiul. su Emule, Anche su Emule. sul mulo, come dicono i più raffinati. E quindi faremo una diretta anche con gli Across. Dai, voi con gli Across in qualche modo. Benissimo, benissimo. Io, insomma, Sì. voi fate la vostra promozione. Io, sa, sono quello. Arrivo dopo, ma insomma, arrivo bene o male. No, tu ci devi essere, che vuol dire? No, ci sono. No, ma io dico, come tutti i libri, i dischi importanti, a quelli che invito, gli dico, guardate, voi fate la vostra promozione. Dopo io ci sono. Ecco. Ok, andate Senza voler essere il avanti. primo, no? Cioè, tranquillo. Tra le altre cose, quando abbiamo parlato, mi hai detto che hai ascoltato i pezzi degli Across che non conoscevi, Quel e pezzo quindi lì ho dopo. ascoltato e a me è piaciuto.
No, dicevo, sì, essendo non più giovanissimo, non è che ci siano tanti gruppi che mi esaltano così alla follia, ecco. Però te mi dicesti darkcore, io non ce lo senti il dark, però hardcore è bello, sì, ce lo sento. Sì. È proprio... Allora intendono dark più che so, i Joy Division, queste cose qua, intendono dark alla Dag Nasty, alla PSOL. Ah, ho capito. Sì, oddio. Dark. Nemmeno troppo, secondo me, però a me piacciono, ecco, il pezzo è molto bello, secondo me. Loro dal vivo la fanno una cover dei Dag Nasty. Sono influenzato anche da loro. Sì, comunque sì. Siete due gruppi che stanno benissimo insieme, ecco. No, su questo non ci sono dubbi. Bene. Sì, ma ormai abbiamo fatto un combo, cioè sono un paio di estati che suoniamo sempre insieme. Ci divertiamo tanto e poi... anche a livello proprio di suono, i concerti che facciamo insieme riescono molto bene. Ecco. E vuol dire che c'è sintonia in questo caso. Sì. No, ma ci divertiamo un sacco. Vabbè, gente che alla fine sono ragazzi che conosciamo anche musicalmente da tantissimi anni, anche con le esperienze precedenti dei loro altri gruppi, quindi c'è un'affinità particolare. Così come c'è, citiamo anche Massimiliano De Nia Punks. Sì, che saluto. Lo salutiamo. Saluto cordialmente, tra l'altro. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere. Se volete dire qualcosa voi, insomma, siete liberissimi di farlo. E se no, ci diamo appuntamento quando esce il nuovo disco e si parla un po', spero di far vedere qualche video un pochino meglio di stasera. Insomma, è andato benissimo. Qualche problema tecnico, comunque. Forse avremo un nostro video finalmente professionale, quindi dai, manderemo quello lì la prossima volta che ci sentiamo. Ah, no, l'importante è che parta, perché se no vi faccio sfigurare. se fa come stasera. La prossima volta facciamo uno speciale sui fumetti porno. Vai. I nostri pezzi partono sempre perché non prendiamo diritti, quindi partono. No, dai, guarda, la storia dei diritti non è banale. Te come sai che io faccio documentari, eccetera. Guarda, divento scemo a volte a trovare roba che mi piace. È difficilissimo, non è facile, eh. E permettere anche a qualcuno di poter usare, poi 9 su 10 ne fanno un uso sbagliato, però potrebbe essere anche qualcuno che gli interessa valorizzare certi suoni, e non è sempre così, cioè non è sempre così semplice trovare qualcuno che ti dice sì, puoi usare la mia musica, figurati. Anzi, mi sono trovato delle storie che un giorno ti racconterò, ma insomma. Capito? Noi pagheremmo no, io sì. Ma io invece per video di Ragazzo Ultras ho rubato tutto dalla rete, ho messo le citazioni, poi però nessuno mi ha detto niente. No, gli spezzoni sono stati rubati. Allora, in genere ti dico la verità, se te non fai una cosa per guadagnare, Non succede niente. No, almeno che non ritrai qualcuno di persona e che gli dà fastidio, è difficile, o cose particolari, ma non ci sono grandi problemi. I problemi nascono sotto altre forme. Se te vendi qualcosa che non... un'immagine non tua o di qualcuno, lì allora può partire una serie di problemi. Insomma, è abbastanza normale questo, ecco. Va bene. Ricordiamo solo che Giù sta passando tutta la serata il Bandcamp, lo abbiamo aggiornato da un po', ci sono tutti i dischi, ci sono delle nuove magliette, insomma c'è tutto il merchandise ufficiale lì su Bandcamp. È tutto, sì, infatti è anche molto intuitivo anche per i più duri come me, quindi voglio dire, si trova tutto molto facilmente, accessibile, quindi spero che a forza di passare qualcuno se lo sia segnato.
Beh, domani avremo il carrello che scoppia. Uno poi si abita e non lo legge nemmeno, no? Vede questa cosa. Oppure rimane incantato e lo guarda così lo segue. Devi sapere che una volta c'avevo un amico che mi disse: ma lo sai, pioveva, ho accennato il tè di cristallo, era talmente stanco che facevo così con la testa. Messo Vabbè, malissimo. ragazzi, ci si vede per il prossimo disco, spariamo un paio di cazzate, stiamo insieme una serata e ascoltiamo un po' di musica, È va bene? stato un piacere, Stefano. Anche per me, guarda, Grazie. mi son divertito. Grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo e insomma ci sentiamo il prima possibile con questo disco che ho voglia di Oh, vive il sentire. lupo, come si dice, crepi il lupo, vive il lupo. Una volta per questo crepi il lupo ci hanno Una impedito di discussione suonare di con 2 ore. senso. Perché Giancarlo in Vive il un'intervista lupo, l'aveva dai, detto, vive il lupo. Vive il lupo, crepino dai, tutti i basta. lupi. E Vai. allora a distanza di 10 anni in un posto a Cosenza, gli ultra dice no, i Meat for Dogs non possono venire a suonare perché 10 anni fa hanno detto crepino tutti i lupi. Questa... E c'è saltata una data con i Mengis. Oh no, pensa te. Storiacce, storiacce. Va bene, Va bene. ragazzi, Un grazie abbraccio, mille. Stefano. Buona Grazie, Stefano. serata. A presto. A Ciao. te. Ciao. Ciao, Stefano. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.